il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila come la Normale di Pisa. Per l'istituto è arrivato infatti il suggello di un percorso durato 4 anni. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ne sancisce l'istituzione, il Gran Sasso Science Institute diventa a tutti gli effetti una scuola superiore universitaria. A tenere a battesimo la neonata università è stato il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini. L'importanza di questo progetto, dell'eccellente lavoro di squadra che è stato fatto nei mesi passati per far sì che un progetto innovativo, brillante, sia diventato un nuovo membro di questo club dell'eccellenza scientifica e della ricerca. E quando parlo di un lavoro di squadra non uso un'espressione rituale, retorica, ma mi riferisco a un percorso che il Parlamento, con la senatrice Pezzopane, che può testimoniare il governo che ha preso l'iniziativa, le istituzioni, la regione Abruzzo, la città dell'Aquila e soprattutto, mi permetto di dire, per ultima citata, ma certamente non da ultimo, la comunità scientifica, hanno realizzato per far sì che all'interno del decreto del governo Renzi ci fosse questo fiore all'occhiello. Il decreto prevede uno stanziamento per il Gran Sasso Science Institute di 27 milioni di euro all'anno per 3 anni, a garanzia di un'adeguata copertura economica per la fase di start-up. Nato come centro di ricerca di scuola di dottorato internazionale, il Gran Sasso Science Institute oggi conta 120 dottorati, di cui il 50% proviene dall'estero. È l'università più internazionalizzata d'Italia. Nel giorno della doccia fredda per l'Europa, con la paventata uscita dell'Inghilterra dall'Eurozona, si è svolto all'Aquila un incontro sull'importanza dei fondi europei per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l'impegno del gruppo PPE, il Partito Popolare Europeo, per il territorio dell'Aquila e per le aree interne. Presente all'incontro il parlamentare europeo Lorenzo Cesa, per discutere delle future collaborazioni istituzionali tra il Consiglio regionale, dove si è svolto l'incontro, il Parlamento europeo e tutte le associazioni di categoria. Devo dire che l'Abruzzo e l'Aquila hanno utilizzato al meglio i fondi strutturali che arrivano dall'Europa. Il problema è invece come utilizzare i fondi europei da parte di aziende, di imprese, di artigiani, di giovani, opportunità che l'Europa offre ai giovani in termini di partecipazione a bandi. Allora qui c'è l'esigenza di mettere in piedi uno sportello di informazioni Europa, per fare in modo che veramente si arrivi poi al sodo della vicenda, cioè a portare a casa delle risorse che possono far svoltare veramente l'economia di una città. Le aree interne vivono ancora molte difficoltà, molti disagi. Le imprese che cosa vi chiedono a voi che poi siete di fatto i loro rappresentanti? Le imprese ci chiedono continuamente le stesse cose, quelle di essere portavoce per una richiesta di minore burocrazia e per una riduzione della pressione fiscale. Questo è quello che interessa, con un costo del lavoro così alto, una pressione così alta, una burocrazia che ormai è diventata di per sé anche involontariamente vessatoria. Credo che le nostre imprese faticheranno sempre di molto di più. È in corso di svolgimento e terminerà domani la Festa della Creatività. Ideata nel 1999 dallo psichiatra Vittorio Cei, la creatività serve per promuovere la relazione umana caratterizzata da una serie di elementi, tra cui l'empatia, l'integrazione e la tolleranza. È così che per 3 giorni la città dell'Aquila si trasforma in un grande teatro all'aperto. Tra gli altri appuntamenti, la manifestazione sarà aperta con un incontro dal tema Lo strumento web e radio web nella promozione della salute con testate web, testate giornalistiche, radio e TV. E poi ancora nell'arco della giornata le manifestazioni andranno avanti fino a sera, spaziando dalla musica ai laboratori teatrali, bassorilievi in argilla, aquiloni, pupazze, riciclo, mostre di quadri e foto, performance di street writer e poi ancora tanta tanta musica, dalle armonie d'argento alle percussioni, allo spettacolo dei Dabadab che chiuderà la manifestazione.